comunque arrivano dall'India. Voi sapete che in India gli elefanti sono trattati come da noi i buoi, praticamente. Lavoro e da tiro. Tre di questi sono stati ammaestrati, ci sono arrivati già adulti e sono stati ammaestrati a Torre Pedrera, a Rimini Nord, tra Bellari e Rimini, dove noi abbiamo questo villaggio di divertimento, dove dentro c'è tutto, non solamente l'ammaestramento degli animali, c'è tutto un grande villaggio. E allora, questi sono ammaestrati da Rinaldo, però chi li manda poi in realtà è Cristina. Ci vuoi descrivere i numeri? Ci mettiamo da una parte della pista per descrivere questi numeri. Innanzitutto, quanto campa un elefante? Un elefante in cattività, cioè tenuto come lo teniamo noi, può vivere fino a 70-75 anni. Invece nella vita, diciamo, libera, un elefante arriva difficilmente a 40 anni. Ti posso dire, Pippo, quanto mangia un elefante? Quanto mangia? Allora, un elefante in media mangia un quintale e mezzo di roba al giorno, tra fieno, biada, crusca, mele, frutta e varie cose. Che esercizio è questo? Questo si chiama valzer sugli sgabelli. Quello che ti vorrei far notare è che l'ammaestramento di questi animali, tutti e tre, sia gli elefanti che i bufali e che poi tu vedrai i cavalli di Moira, sono tutti ammaestrati in bontà, cioè in dolcezza. Non sono mai ammaestrati, diciamo, con la cattiveria. Si riesce ad apprendere dall'animale le normali attitudini, capisci? Cioè, facciamo fare all'animale quello che non sente una grande fatica di fare. Quando vediamo che l'esercizio è troppo difficile, nel senso che non lo vuole fare, bene, rinunciamo. Adesso vediamo un po' questo esercizio. Ecco, questo era un equilibrio e adesso, andando indietro, viene avanti la guli, se non sbaglio, esatto. Sale, perché è normale per un elefante salire sullo sgabello, come vedi. E ora balla. balla un twist, diciamo. Tua figlia è amica degli elefanti, eh? Esatto. È nata con la passione per gli animali oppure gliel'avete inculcata voi? Io credo che i ragazzi del circo non si possa inculcare nulla, nascono con questa passione. La Cristina ha studiato fino a una certa età e poi ha detto: mamma, adesso basta, io voglio ritornare nel mio mondo che è il circo. Insomma, è una malattia di famiglia, eh? Penso di sì. Vediamo un po' che esercizio fanno, ce lo descrivo. Questo è il roundup, cioè per tenerli tranquilli, se sono nervosi, si fa alzare la zampa e alzare la proboscide, perché è la loro arma di difesa, la proboscide. Per cui tenendo la proboscide, ecco, questo è un altro twist, sempre un ballo. Stanno rondolando la testa, infatti. Che in realtà è quello che loro normalmente fanno, perché certo. È un po' come un cane, nel muovere la coda. Ecco, adesso sto scoprendo troppi segreti, diciamo, di quello che è l'ammaestramento. Ecco, questa invece è una cosa molto bella, perché l'elefante fa una grande fatica a sdraiarsi, e allora per potersi sdraiare ha bisogno di avere una grande fiducia di tutto ciò che gli è intorno, e in questo caso dei domatori, perché oggi i nostri animali di tutti e tre i gruppi lavorano in una situazione veramente incredibile, cioè all'aria aperta, non sono abituati. È una condizione eccezionale, perché noi abbiamo, per questa serata dedicata al circo e alla magia, invitato la famiglia Orfei ad essere presente a Montecatini, e loro hanno bloccato la vita di tutti i giorni dei loro spettacoli, hanno trasferito i loro circhi qui in questa piazza del Tettuccio, davanti a questa facciata Liberty bellissima. Io devo ringraziare a nome di tutti noi, prima di tutto te, Pippo, per questa idea, e poi Montecatini e le sue autorità, che sono state con noi veramente meravigliose. Evviva Montecatini, lo dico ancora una volta. Viva il circo, perché la serata è dedicata al circo e alla magia.